Buonasera. Un po' parlaci della tua breve carriera, se è breve. Allora, io direi non breve, perché sono 52 anni che faccio, che ho questo hobby. Un pochino, insomma, sei un po' abituato. Sì, l'età è 73 anni compiuti, però ancora... Complimenti, allora. Vado avanti perché voglio bene a questo gruppo 2008. Sono 3 anni che giochiamo insieme, perché gioco io pure con loro. Giusto, verissimo. Il divertimento è la prima parola che ci fa... da testimonial a tutti i nostri allenamenti e a tutte le nostre partite. Se non si divertono, non abbiamo giocato bene. Benissimo, ci sto. Mister, raccontaci un aneddoto là di questo gruppo, qualcosa che ti ha colpito particolarmente, un bel ricordo magari. Mi ricordo la vittoria contro l'Agnene Calcio, che era la nostra bestia nera, nell'ultima edizione del torneo estivo su a Castelmadama. Abbiamo avuto la soddisfazione di vincere 8-0 con merito dei ragazzi, ma pure mio. Abbiamo fatto una splendida partita e siamo rimasti tutti contenti, anche se quest'anno alcuni ragazzi, i migliori quasi, sono 6-7 ragazzi, sono andati con altre società. Abbiamo ricostruito una squadra buona, stanno crescendo. È composta da ragazzi del 2008, ma da ragazzi 2009 che saranno il tessuto connettivo per il prossimo anno, per la prossima stagione. Quindi alla fine dove pensi che può arrivare questo gruppo? Dipende un po' dalle, diciamo, dalla formazione dei vari gironi. Alcune volte ci sono squadre di paese, tipo Subiaco, Agosta, che non giocano tanto, insomma, hanno un gioco diverso dal nostro. Certo, ok, capito. Per cui chiaro. Si basano sull'agonismo e lì noi becchiamo, perché loro vengono direttamente dalla scuola calcio. Mister, invece una domanda un po' più personale. Cosa porta mister Maschetti ai ragazzi di solito? Porto la mia esperienza, ecco. Quella da allenatore, e diciamo la passione, quella senz'altro. E poi le capacità professionali, io faccio il fisioterapista da una vita. Ah, ok, perfetto. Vado molto alla loro postura, vado alla perfezione del gesto atletico, la respirazione, e per cui insomma c'è una crescita fisiologica ottimale. Perfetto, stanno in buone mani allora. Sì, grazie. Senti, invece cosa... E pensi che deve avere un mister, ecco, per poter fare interpretare questo ruolo? Tanta passione, ripeto, quella senz'altro, ma pure tanta pazienza, perché sono ragazzi in piena crescita, vanno dai 13-14 anni fino ai 15, gli ormoni volano e allora si capisce che sì, vanno guidati, corretti, puniti, frustati, carezzati. Ci vuole tanto. Diciamo quindi anche una sorta di genitore. E i genitori poi, quella è una nota dolente, perché per i genitori loro sono tutti Messi, Ronaldo, chi più ne ha più ne metta, però non è così. Il lavoro duro, continuo, fatto sapientemente paga, il resto sono tutte chiacchiere. Verissimo. Mio figlio è forte. Se lavora bene, come no. Il gruppo comunque è omogeneo, ecco, io sono soddisfatto. Mi avvalgo della collaborazione da 3 anni di due fratelli, i fratelli Cecchi, e Maurizio e Paolo, i quali sono impagabili sotto l'aspetto organizzativo. Sono loro che aiutano a portare i ragazzi con la macchina, perché il campo qui per noi è distante, per andare a fare le trasferte, ci vuole pure per loro, hanno una grande passione. Infatti li conosceremo. Mister, l'ultima domanda invece te la faccio un po' più, perché è d'obbligo. Come ti trovi con la 97? Come, insomma, come con la società, con la dirigenza? Diciamo che io sono abituato a cambiare molte società. In cinque anni abbiamo cambiato 4. Ok. Ma non per motivi personali, di esoneri, no. È per motivi proprio contestuali a quello che riguarda l'organizzazione, l'attrezzatura, i palloni, certo. Tutto.
su questo piano sembra fino a questo punto che la Nuova 7 sia una società ottima su queste cose e che ha un presidente, non faccio ruffianate. non mi arruffiano al presidente Antonio Cicciotti, però è una persona alla mano, squisita, e speriamo che pure lui rimanga soddisfatto. Ultimissima domanda, domenica inizia il campionato, vi sì, sentite pronti? Abbiamo diciamo un mini derby con la società Attilio Ferraris di Villanova, abbiamo fatto un'amichevole, è stata favorevole a noi il risultato, ma il gioco siamo superiori senza ombra di dubbio. Quindi come gioco, sensazioni positive per domenica, sì. Vediamo se il campo ci darà conferma, speriamo. Mister, grazie ancora, grazie a lei e grazie al presidente.